Fratelli carissimi, San Paolo oggi illumina tutti noi in questo tempo. È impressionante come la scrittura tutta parli alla nostra vita, sia viva, efficace, vera. Non una parola di 2000 anni fa e 3000 anni fa, non un articolo di giornale che oggi legge e domani usi per incartare il pesce. No, parla a noi oggi, perché è parola di Dio. E mentre questa parola era proferita attraverso gli apostoli, attraverso i profeti, attraverso gli evangelisti, eccetera, attraverso la storia, Dio vedeva tutta la storia del mondo, dal suo inizio alla sua fine, e vedeva quello che avremmo vissuto oggi. Per questo la parola di Dio illumina ciò che noi stiamo vivendo oggi, è parola di Dio oggi, parla a me oggi, ed è l'unica parola vera. Mentre siamo tempestati da parole vane, false, piene di menzogne, incartate con dolcezza, con attenzione, tanti valori illusori. Il tempo si è fatto breve e passa la figura di questo mondo, passa la scena di questo mondo. Questa è la verità. Il tempo, e il tempo non è tempo cronologico, in greco è kairos, tempo secondo Dio, cioè il tempo favorevole. Il tempo dell'azione divina dentro lo scorrere del tempo cronologico. E Dio riempie il tempo che noi viviamo, il fluire delle cose, delle occupazioni, dei pensieri, delle sofferenze, delle gioie, dei dolori, eccetera, con grazie, con favori. E Dio in ogni istante della nostra vita riempie, colma e dà senso a tutto ciò che noi pensiamo, viviamo, in quel momento, con la stessa grazia che ha colmato la Vergine Maria. L'angelo dice: sei piena di grazia, rallegrati, il tempo si è fatto breve. Vuol dire questo, e lo dirà poi il Signore nel Vangelo, abbiamo ascoltato: il tempo è compiuto, il tempo è riempito. Il nostro tempo, questo giorno di oggi, in mezzo a questo virus, in mezzo a tutto quello che stiamo vivendo, è compiuto. Non dobbiamo aspettare nulla. Oggi Cristo viene alla tua vita, oggi Cristo viene a dare senso profondo, a colmare ogni tua aspettativa, ogni tuo desiderio, a perdonare ogni tuo peccato. Cristo, convertiti. Che vuol dire convertiti? Entra, lascia entrare questa grazia. L'annuncio del Vangelo che ha raggiunto questi apostoli con una parola sola: seguimi. E perché hanno seguito il Signore questi apostoli? Perché è arrivato a loro il regno di Dio, perché è arrivato a loro il compimento della loro vita, qualcuno che stava riempiendo la loro esistenza. Erano pescatori, alcuni addirittura aggiustavano le loro reti, riparavano le loro reti, un pochino come tutti noi che tante volte stiamo lì cercando di riparare quella relazione, quell'altra, cosa ho detto, cosa non ho detto, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Adesso si cerca di riparare la società, eccetera, tutto quello che sta succedendo. Arriva il Signore e dice: io ti faccio pescatore di uomini, cioè a quello che tu sei io do il compimento. Fino adesso tu hai pescato per mangiare, per nutrirti, adesso ti faccio pescatore di uomini, ti faccio io esca, ti faccio io rete, ti faccio io dare la vita, perché gli uomini possano essere pescati dalla morte e possano conoscere me. Io do compimento alla tua vita, alla tua vocazione. E questo lo dice oggi a noi che siamo in questa chiesa, che non siamo venuti a fare qui un rito, a assolvere un obbligo, ma a incontrare colui il quale ci ha chiamato e che sta passando oggi nella nostra vita. Oggi sta passando nella tua vita. Oggi sta passando nella tua vita. Dice: guarda, il tempo è breve, cioè è un attimo, è un soffio. La vita è un soffio, ma io questo soffio l'ho colmato di eternità, per cui non sfugge nulla. Non dobbiamo stare lì ad alienarci per non pensare che il tempo passa, per cercare di fare, di prendere tutto quello che è possibile. Adesso ascoltavo, prima di venire qui, stava in televisione un giornalista famoso, editorialista del Corriere della Sera, dice: beh certo, le relazioni, tutte queste cose che si dicono in tutto questo tempo, no? E poi dicevano: i ragazzi, poverini, non hanno rapporti, non hanno... Che è verissimo, ma quello che diceva questo famoso editorialista, d'altro, soprattutto le relazioni sessuali, in un anno è stato difficilissimo, perché un conto è non avere relazioni sessuali o averle con paura a 30 anni, è un conto averle a 15-16 anni o non averle. Il trauma di questi ragazzi, di questa generazione, secondo il pensiero del mondo, è che non hanno avuto in questo anno relazioni libere, senza paura, sessuali. E noi sappiamo
Che cosa significa per una ragazzina, per un ragazzino, avere relazioni sessuali a 14, 13, 12, 16 anni? Quello che significa la devastazione interiore, la devastazione a tutti i livelli. E se non interviene il Signore, curando quelle ferite e perdonando, si porta il disprezzo per tutta la vita. E dici che scoppiano matrimoni tanto belli. E perché hanno vissuto a 15, 16 anni qualcosa che non competeva a quello, qualcosa che era soltanto una scena, come dice San Paolo, una figura senza contenuto, un rapporto sessuale senza il contenuto dell'amore autentico, cioè del donarsi per tutta la vita, cioè di dare la mia vita a te per sempre, orientandolo alla fecondità, è falso, è puro piacere animalesco. Ma siccome animali non siamo, e anche una ragazzina di 14 anni, per quanto possa essere innamorata, per quanto possa essere ingannata dal mondo, è una persona che ha dentro una legge naturale, si sentirà usata. E questo per esperienza di tantissime persone, tantissime ragazze, non solo qui, anche in altri paesi, anche persone che non sono cristiane, che non hanno una rivelazione cristiana. Passa la scena di questo mondo, la preoccupazione di questo mondo è una preoccupazione falsa, fratelli carissimi. La maggior parte di quello che ascoltiamo è falso, è una scena, è una figura, è una ipocrisia, è una maschera. Non possono avere vera attenzione all'uomo e alla salute dell'uomo chi allo stesso momento fornisce pillole abortive alle ragazzine, prepara l'eutanasia. Non è possibile, è tutto un cortocircuito, stiamo vivendo dentro una bolla di menzogna. Qualcuno, che lo sappiamo essere il demonio attraverso molte forme, ha deciso che in questo momento l'umanità dovesse stare sotto l'acqua, nel terrore, nella paura, ma con una figura. Non è vero, non cambia nulla, un virus è un virus. L'altro giorno sono morti delle persone carissime, un prete di un anno ordinato, un seminarista, un altro padre di famiglia con un'esplosione a Madrid per una caldaia. E tu immagina, loro no, grazie a Dio, ma magari tutto il tempo vissuto per non prendere il virus dentro casa, impauriti. Non significa che non bisogna avere attenzione, prudenza, quello sicuramente, ma come abbiamo sempre prudenza? Come tu puoi dire al mondo, alle persone, alle nuove generazioni, di essere prudenti? Quando tu stai dicendo che non avere relazioni sessuali, cioè senza prudenza, è una sfortuna e influirà negativamente nella crescita di questi ragazzi, come puoi, se li stai ingannando, continui a mettere un inganno sotto un altro, è la confusione più totale. Per questo abbiamo tutti bisogno e abbiamo avuto la grazia di Giona, la stessa cosa del Vangelo. Giona arriva a Ninive, una città enorme, la più potente del, come New York oggi. Arriva lì un poveraccio e comincia a dire: voi con la vostra vita morirete, convertitevi. Perché ascoltano a questo poveraccio, a questo ultimo straniero che arriva lì come se adesso qua passasse per Quarto Miglio? Convertiti! Qualcuno di noi forse, che stiamo qua, chiamiamo un'ambulanza e portarlo all'ospedale. Più o meno così è la cosa. Perché? Perché Giona aveva fatto la stessa esperienza di morte. Giona non voleva andare a Ninive, sapete? Giona voleva fare la sua volontà. Giona aveva paura. Giona si era ribellato a Dio. E questo aveva prodotto in lui la morte. Era dentro lo stomaco di questo cetaceo. Già stava respirando e stava affogando dentro gli acidi di questo stomaco. Era morto. Non aveva soluzione. Non poteva uscire. E miracolosamente, per pura grazia, è stato salvato. Questo è stato il messaggio di Giona. Giona non è arrivato lì come un maestro che sa, come questi che pontificano di virus, di politica, che vorrebbero gestire la vita di tutti, che quello che dicono loro è oro colato perché sono esperti. No, era l'ultimo, sapeva di essere peggiore di quelli di Ninive, perché lui si era ribellato al vero Dio ed era stato salvato per pura grazia. Arrivando lì era credibile, era autentico, perché era uno di loro, portava la stessa identica esperienza. Guardate, io sono stato salvato come dalla stessa vostra sofferenza, dalla vostra stessa situazione di morte, di peccato. Ma a noi, molto più di Giona, arriva il segno di Giona, l'unico segno che viene dato a questa generazione. In questa generazione stiamo vivendo, a tutti noi, al mondo, arriva l'unico segno, quello di Giona, che è Cristo, che si è fatto peccato per noi. Lui che non era peccatore, si è fatto peccato per parlare la nostra stessa lingua. Lui si è fatto prossimo a noi, ha portato il regno di Dio dal cielo alla terra. Noi che siamo stati esiliati a causa del peccato dal regno, dalla comunione, e viviamo in angosce, in paure, in menzogne, e abbiamo rancori e ci difendiamo e ogni persona la stiamo guardando con sospetto, forse anche il figlio, forse anche il nipote, perché potrebbe farci del male con questo virus. Tutti noi oggi abbiamo Cristo che si è fatto angosciato, si è fatto peccato, si è fatto quello che siamo noi,
ma da lì è risorto, fratelli, da lì è risorto e viene oggi vivo e dice: vieni con me. Vuoi rimanere dove sei? Vuoi rimanere lì? Cosa stai difendendo? Cosa stai difendendo? Cosa? Vieni con me. Vieni con me, stai con me. Io sono la vita, io sono la verità. Vieni con me e vivrai il matrimonio, vivrai il lavoro, vivrai la vecchiaia, vivrai la gioventù, vivrai tutto in un'altra forma, come dice San Paolo, senza nevrotizzare, senza assolutizzare. Tutto passa, passa velocemente, è una scena, ma solo Dio in Cristo, con il suo amore, può dare senso, può dare contenuto a questa forma. E allora questa forma diventa testimonianza, diventa vita perduta, vita ricevuta e vita perduta, vita per amare, pescatore di uomini, cambio radicale della vita. Fino adesso hai vissuto per te stesso, hai usato tua moglie per te stesso, hai usato tuo marito per saziare il tuo bisogno di affetto, i tuoi figli, i tuoi nipoti, il tuo lavoro. Oggi puoi cambiare completamente, vivi per tua moglie, vivi per tuo marito, ti doni, perdoni, ami. Allora non c'è virus che tenga, perché anche il virus più potente di questo mondo non può impedirci di amare. E chi ama è felice, non ha paura di nulla, ha vinto la morte. Chi ama veramente, chi ha l'amore di Cristo, non ha paura di niente, non si angoscia a vedere i dati, le notizie catastrofiche, le previsioni, tutte fallimentari, tutte false. Sa che Cristo è la verità, può lasciare immediatamente quello che ha. Perché? Perché è liberato. Non è che un prete, una suora, io ho lasciato per il Signore. Ma che cosa? È tutto il contrario. È così uno sposato, io ho lasciato la mia famiglia. Che? Noi siamo liberati. Noi siamo dei liberati. Una suora, un prete, è liberato. È un segno che c'è la libertà, che passa tutto e che possiamo vivere solo di Cristo. Per tutti. Allora questa assemblea è una bomba lanciata nel mondo. In questa generazione che vive nella menzogna, noi siamo chiamati ad essere una luce potente con la nostra vita, con la pace, con la serenità, certamente rispettando le regole, certamente essendo prudenti, ma con la pace, che la mia vita, la tua vita, sta nelle mani di Cristo e non inizia e non finisce perché lo dice un virus. Possiamo morire di virus, possiamo morire di infarto o no, lo sa il Signore. Questo virus non cambia di un giorno il nostro appuntamento con il Signore. Il Signore è arrivato all'improvviso nella vita di questi quattro apostoli. Non c'era un preavviso. Allo stesso modo, ogni giorno ci visita in molti modi, fino all'ultimo, quando ci visiterà vestito da coronavirus, o vestito da infarto, o vestito da 150 anni e proprio l'ultimo respiro perché il corpo è stanco. Non lo sappiamo, ma sappiamo che è Lui. Sappiamo che dietro alla storia, dietro agli eventi, dietro alle sofferenze, dietro a tutto c'è Lui, con un amore immenso che ci purifica e ci fa belli per Lui, liberi per Lui.